Ciao ragazzi e benvenuti al nostro appuntamento con i grandi classici arcade. Oggi voglio parlarvi di un beat'em up arrivato alla fine degli anni Ottanta. Un prodotto genuino, sviluppato e pubblicato interamente da Sega. Voleva affermarsi con questo titolo nei videogiochi del suo genere, ma purtroppo ha sviluppato un videogioco abbastanza piatto, un po' scialbo, divertente perché ti fa morire dalle risate, però che non sa di tanto. Diciamo che non avrebbe mai potuto competere con un Double Dragon, ecco. Non voglio portarvi via altro tempo, quindi vi lascio alla mia recensione di oggi. Per voi, Altered Beast. Rise from your grave. Scegliendo tra i picchiaduro che il menù videoludico offriva alla fine degli anni Ottanta, i più avranno provato questa delizia di casa Sega, che, a discapito della trama e delle premesse, è capace solo di strapparci un sorriso per la buona volontà di provare a farci divertire. Ed in realtà non ci sono andati molto lontani, perché Altered Beast, sebbene si presenti minaccioso, come una bestia ricoperta di squame e due enormi occhi che ti fissano dall'alto, quasi che sembra dirti: cosa pensi di fare con quel gettone? Fa già ridere dal nome. Bestia alterata. La trama è un cult del trash gaming. Tu sei un centurione morto. Ma non siamo in Grecia. E mentre stai riposando nella pace eterna dopo mille battaglie, qualcosa disturba il tuo sonno. Una saetta a ciel sereno squarcia il terreno sopra la tua tomba. La pace è finita. Davanti a te, Zeus in persona ti resuscita dal regno dei morti, affidandoti l'incarico di salvare sua figlia Atena, rapita dal malvagio Dionef. E l'indimenticabile frase iniziale, Rise from your grave, alzati dalla tua tomba, preannuncia l'inizio della fine. Salterai letteralmente fuori dalla tua bara, e subito ti attaccheranno zombie senza testa e bestie cornute dagli strani colori. Purtroppo, visto che non hai avuto neanche il tempo di riscaldarti, i salti e le movenze saranno paragonabili a quelle di un tronco di legno. Zeus è stato pure tirchio, non ti ha dato nessuna arma. Per questo dovrai imparare ben presto a scazzottare e tirare calci per disintegrare, con un delizioso effetto splatter, i nemici che ti vogliono morto. Anzi, ti rivogliono morto. Ma con tua grande sorpresa, se riuscirai a prendere al volo una sfera fluttuante, magia! Diventerai più grosso e muscoloso, e i tuoi attacchi saranno devastanti. Ma non è tutto! Alla terza sfera ingurgitata, sperando che le mangi, ti trasformerai in una bestia dai poteri divini che cambia ad ogni livello. Spettacolo! Sputerai palle di fuoco o scatenerai tempeste magnetiche. Dovrai attraversare numerosi livelli dalle macabre e strane ambientazioni, alla fine dei quali incontrerai sempre il dio Nef, reincarnato in orride bestie. Anche se sconfiggerai la sua forma terrena, ti ruberà, prima di scappare, tutti i potenziamenti raccolti, costringendoti a ricominciare da capo ad ogni nuovo livello. Per fortuna, anche se verrai colpito, non morirai subito. Se osservi in basso, noterai la tua barra della salute, suddivisa in tre blocchi di colore blu. Ogni nemico toglie generalmente un blocco, ma nel caso del boss finale potresti perderne anche due. Beast è un gioco abbastanza difficile, soprattutto passato il secondo livello. Preparati a perdere un bel po' di vite prima di padroneggiare al meglio il tuo tronco scazzottatore, ed impara a colpire anche verso l'alto. Ma prima di essere pronto ad abbandonarlo per tutta la vita, il cabinato ha un asso nella manica da offrirti. Un amo che ti rimarrà incastrato tra i denti per sempre, lasciandoti quel desiderio di rigiocarci. Provate ad immaginare di cosa si tratta. Bravi! La cosa più geniale che potessero fare era quella di mettere il multiplayer contemporaneo. Avete capito bene! Potrete affrontare i livelli insieme ad un vostro amico, sviluppando così attacchi combinati che si riveleranno micidiali sia in forma umana che in bestia. Altered Beast è un gioco che si salva in corner. Consiglio a tutti di giocarci per qualche partita. In fondo c'è molto di peggio, dai. Dubito che entrerà nella lista dei vostri videogiochi preferiti. Ma approfittate invece della azzeccata modalità multiplayer e divertitevi con un vostro amico. Anche per oggi la puntata finisce qua.
Io ti ringrazio per avermi ascoltato e spero che metterai un bel like su Facebook e ti iscriverai al nostro canale YouTube, perché il tuo supporto per noi conta tantissimo. Ciao, a domani!